Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì 14 gennaio 2022. Queste le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Svegliati con la luna di traverso. Preoccupati da una giornata zeppa di incombenze, col rischio di dovervi sobbarcare anche gli straordinari per tamponare l'assenza di colleghi in quarantena, fate un dramma di ogni banale contrarietà. Naturale dopo la pausa delle feste per voi lunatici afflitti da atavica pigrizia, riprendere il ritmo consueto è già una tragedia che implica tempi lunghi e un grosso sforzo. Il bersaglio preferito oggi è il partner, che incassa senza ribattere, ma la vostra formidabile memoria è pronta a rinfacciargli sgarbi e incomprensioni di anni prima, al punto da scatenare una guerra fredda. Sostegno dagli amici che prendono le vostre parti, sfogatevi un po' ma non tediateli coi vostri lamenti, dopo un po' la disponibilità diventa noia. Crisi di coppia e sfaldamento delle certezze dei partner, imprevisti, incertezze e preoccupazioni attraversano fidanzati e coniugi. Coppie in crisi per intrusioni di estranei che determineranno litigi e incomprensioni. I single incontreranno persone ostili e interessate, persone avverse e immature. Non fossilizzatevi sul passato. Ci sarà modo di cambiare le cose ma solo se lo vorrete realmente. Non fossilizzatevi sulle cose del vostro passato, spazzatele via con la certezza che per voi sta per iniziare un futuro diverso e migliore. Buone notizie in arrivo, soprattutto su amore e lavoro e particolarmente per i nati di domenica e mercoledì. Potreste anche stupirvi di quello che vi sta per accadere di buono. Vincite colpi di fortuna per i nati di lunedì, tentate la fortuna moderatamente. Qualcuno vi fa la corte e potrebbe farvi delle proposte indecenti, è interessato solo a quello. Non ponete molta fiducia e non dategli troppo credito. Oggi sarai capace di fare molte cose. Rendi più accogliente la tua casa. Una Sagittario ti sarà alleata. Sarai pieno di fascino. Però, non esagerare nell'euforia, resta con i piedi ben piantati a terra. Chiedetevi se per caso in questi giorni non avete ferito qualcuno con il vostro parlare e trovandovi in difetto siate pronti a chiedere scusa per primi, è la miglior cosa prima che qualche amicizia si possa deteriorare irreversibilmente. I nati di venerdì avranno momenti piacevolissimi in amore. Se state pensando di chiedere un prestito o un mutuo, rinviate e rivalutate tutto accuratamente. Questo non è un buon periodo per questo. Oggi non prestate attenzione a quello che avete sognato di recente, piuttosto curate di più i rapporti con gli altri e non fatevi idee errate sul loro conto. In questa giornata potreste mandare un messaggio sbagliato a coloro che vi hanno chiesto per lungo tempo di essere sinceri e di non mentire. Sono in vista tensioni in amore. Sarete nervosi perché presi dalla fretta di liberarvi di queste questioni sembrerà di non poterne uscirne fuori. State attenti nella giornata di oggi ai malumori delle persone che sono intorno a voi, soprattutto in campo lavorativo. Trovate oggi il modo per adattarvi alle situazioni di imprevisto grazie al pianeta della sensibilità e della percezione attenta della realtà, la Luna, che lo zodiaco piazza, provvidenzialmente, al positivo per il Cancro dall'amico segno dei Gemelli. Venere continua il suo viaggio nel segno nemico amatissimo del Capricorno e contrasta i nati dal 16 al 19 di luglio. Niente di grave, solo la necessità di trovare escamotage intelligenti in ambito familiare e amichevole. Cari Cancro, cercate di vivere le emozioni con uno stato d'animo leggero, rilassato. Tranquilli, la Luna nel segno vi aiuterà. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le nuove proposte, in arrivo accordi e novità. Valutate pro e contro prima di accettare. Ha iniziato questa settimana in maniera un po' sbandata ma piano piano si recupera. Poi qui già guardo le stelle che da metà febbraio e ancora di più da marzo saranno attivissime per te. Cercate sempre di apparire al meglio, di essere gentili con tutti, anche a costo di rimetterci di credibilità, ma non sempre venite ripagati. A questo punto, sarebbe meglio essere più concreti. Non prendete vela con gli altri e non prendete vela con voi stessi se resterete delusi, fate soltanto in modo che non accada nulla di quel che temete di più e provate invece a concludere, attivamente qualcosa.
imprevisti da cavalcare contro la vostra volontà, il sogno del momento è una lunga dormita sul divano. Impigrita anche la luna, governatore del vostro segno, abbioccata in dodicesima casa, contro le bizze di Venere e del Sole all'opposizione, col supporto di Giove generosissimo in pesci. Pronti a salire sul suo tappeto volante? Vi farà fare una bellissima crociera nell'anima. Amore ed Eros. Col partner siete scorbottici, ma è tutta superficie, l'affetto sincero e profondo non si lascia scalfire da piccole contrarietà. Insieme disegnate il futuro o, guardando più in là, progettate una vacanza che vi aiuterà a ritrovarvi, senza orari, problemi di lavoro e pupi urlanti attorno, sarà proprio una luna di miele. Rimanere con i piedi ben piantati a terra vi aiuterà a uscire da una situazione incresciosa. Eviterete spiacevoli inconvenienti e, soprattutto, non vi farà perdere di vista il focus del vostro rapporto, la sincerità. Nettuno, dio della metamorfosi, è tutto dalla vostra parte dal segno del suo domicilio più forte, i pesci. La capacità di comprendere il partner servirà a rendere più coeso il legame, in special modo se siete nati della prima decade. I nati in giugno con il favoloso sostegno di Giove in pesci potentemente al loro fianco registrano un innalzamento strepitoso dell'Eros. Lavoro e denaro? Se siete professionisti ad alto livello, una chiamata urgente vi tira giù dal letto all'alba, occorre la vostra consulenza e subito. Studi, compiti e faccende a singhiozzo, sapete di avere dei doveri ma non avete proprio voglia di mettervi d'impegno. Fate tutto quello che è nelle vostre possibilità per accontentare il vostro capo o i vostri clienti, poiché la loro soddisfazione e felicità è più importante di qualsiasi vostra idea fantastica. Vediamo in base ai pianeti idealmente ospitati nel vostro segno, quali sono i punti forti, deboli che si trovano nel cancro e che devono essere controllati. Per le donne il seno, per gli uomini il petto, governati dalla luna. Per ambo i sessi l'alto ventre, l'esofago, lo stomaco, governati da Venere. Molti rappresentanti del segno possono soffrire di gastrite, di ulcera e bisogna tenere sotto controllo la propensione a mangiare dolci. Benessere. Per voi segno acquatico l'acqua è un vero toccasana, in grado di rigenerarvi e scaricare l'elettricità che vi sentite in corpo. Premio di consolazione serale un lungo bagno rilassante per i sostenitori dell'ozio a 360 gradi. Mentre il corpo si lascia la sguazzando, la mente elabora ispirazioni creative e trovate geniali. Avete una qualità straordinaria e oggi la metterete in pratica, ciò che vi infastidisce riuscite a farvelo scivolare addosso senza che questa situazione lasci traccia. E così vi sentirete sereni. Per lei, avete bisogno di un'evasione? Provate con un film romantico o un racconto strappalacrime, ideale per uno sfogo emotivo. Per lui, guida sostenuta ma non senza rischi, rispettate il codice, a carnevale manca ancora un mese e mezzo, ergo le pagliacciate sono di là da venire. Colore delle emozioni, verde mela. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.